Le 18:30 minuti, siamo tornati in diretta. Bentrovati tutti a questa edizione del TG 2000. Resta alto l'allarme per l'attacco informatico mondiale che da venerdì ha già mandato in tilt circa 200.000 computer in 150 paesi del mondo. Contenuta la diffusione in Italia, ma il numero delle aziende colpite potrebbe salire ancora. La cronaca con Federico Plotti e a seguire il commento alla vicenda di Umberto Rapetto, raccolto da Letizia Davoli. L'allarme WannaCry, il virus che blocca l'accesso ai dati contenuti nel computer e che chiede soldi, bitcoin, cioè denaro virtuale, per sbloccarli, è ancora elevatissimo. Dopo aver infettato centinaia di migliaia di computer in Europa e negli Stati Uniti, adesso procede nella sua diffusione, soprattutto nei paesi asiatici, Cina e Giappone in testa, e restano ancora sconosciuti gli autori di questo cyberattacco. La società antivirus Kyo parla almeno di 30.000 istituzioni cinesi colpite, enti pubblici, scuole, università, uffici e ospedali dove è scoppiato il caos. La situazione in Europa invece sembra stabile e per il momento sotto controllo, fa sapere l'Europol, anche se i danni prodotti restano ingenti. Ne sanno qualcosa la Renault, che ha dovuto interrompere la produzione in alcuni suoi impianti in Francia, e il colosso spagnolo delle telecomunicazioni Telefonica, nei giorni scorsi letteralmente paralizzato dall'attacco. Allo stato attuale in Europa, per fortuna, non sono state registrate nuove infezioni. Questa è certamente una buona notizia, soprattutto se si considera che oggi, lunedì, giorno di rientro al lavoro, sono stati riattivati milioni di computer. Ma non è ancora il momento di abbassare la guardia. Secondo numerosi esperti, il ransomware potrebbe essere modificato da chi lo ha lanciato nella rete globale, rendendolo così immune alle misure adottate fino ad ora per contrastarlo. L'avvertimento arriva dalle polizie postali di mezzo mondo, ma anche dal giovanissimo hacker inglese che ha scoperto il punto debole del virus e che adesso collabora con l'intelligence britannica. In Europa il paese più bersagliato resta sempre la Gran Bretagna, in particolare il suo sistema sanitario, il cosiddetto NHS, con 48 aziende ospedaliere le cui difese non hanno retto al virus e sono andate in tilt. Diciamo che per un attimo abbiamo visto su questo gigantesco ring un giovanotto di 22 anni che ha sferrato un colpo micidiale, ha mandato al tappeto chi aveva creato questa minaccia, ma naturalmente questo non è bastato. Però che cosa succede? Che chi ha creato adesso quel virus è a conoscenza di quello che è accaduto e ha modificato materialmente il sito web, ha addirittura probabilmente rafforzato l'aggressività che era già inclusa all'interno di quel programmino, e questo naturalmente non ci fa ben sperare. Prima raccomandazione, primo consiglio, sicuramente quello di verificare lo stato di aggiornamento del sistema operativo, non soltanto di Windows, perché al momento nel mirino c'è quella piattaforma, ma anche Mac è in pratica possibile preda di questi software pronti al ricatto. La seconda cosa è quella di verificare se l'antivirus è capace di frenare queste cose, e verificare anche questo a quando è stato aggiornato, tenendo conto che deve essere un aggiornamento molto frequente, perché ogni mattina che noi ci alziamo il contatore dei nuovi virus va a sommare decine di migliaia di nuove varianti di virus già esistenti e dimostratisi efficaci. Dopodiché essere molto prudenti, intanto fare la copia di tutti i dati, magari su un DVD, in maniera tale che siano supporti non modificabili, così da avere tutto quello che serve in caso di incidente. E poi dopo essere cauti nel dover fare click laddove potrebbe nascondersi un'insidia. Ed ora la cronaca italiana con la tristissima storia riguardante gli affari sporchi dell''ndrangheta costruiti sulla pelle dei migranti. Decine le persone arrestate, tra queste anche un parroco e un manager, l'ex vicepresidente delle Misericordie d'Italia, che speculavano sui migranti ospitati nel centro per richiedenti asilo di Isola Capo Rizzuto, il più grande d'Europa. Per gli inquirenti era il bancomat della mafia. Silvio Vitelli. Il cibo non bastava per tutti e spesso era un cibo che solitamente si dà ai maiali. Non usa diplomatici giri di parole, Gratteri. Quel cibo, oltre che di pessima qualità, doveva sfamare gli oltre 1000 immigrati del centro di accoglienza di Capo Rizzuto. Invece bastava per 450, massimo 500 persone. I proventi finivano da oltre un decennio nelle mani della Cosca Arena, che si era aggiudicata gli appalti grazie alla complicità, tra gli altri, di Leonardo Sacco, governatore della locale confraternita della Misericordia. Fermato anche il parroco, don Edoardo Scordio. Ahimè, la parola
parrocchia è stata piegata a questi interessi, anche qui con centinaia di migliaia di euro di soldi che entravano e uscivano. Una notizia che ci rende sgomenti, commenta il vescovo di Crotone Graziani, che puntualizza: l'attività della confraternita è nettamente distinta da quella parrocchiale. Si tratta di un'associazione privata di fedeli sui quali il vescovo ha doveri dal punto di vista pastorale, morale, ma non ha la possibilità di verifica. Per questo si affida alla giustizia. Sarebbe stato proprio questo fiume di denaro arrivato grazie ai migranti a far deporre quei Kalashnikov e bazooka utilizzati in passato nella guerra fra cosche, in una logica di reciproca convenienza basata sul profitto. La pace, insomma, è arrivata grazie ad una grande torta da spartire sulla pelle dei disperati. E noi abbiamo raggiunto telefonicamente Roberto Trucchi, presidente delle Misericordie Italiane. Lo ha intervistato Nicola Ferrante. Sentiamo. È un fulmine a ciel sereno o qualche sentore che in una situazione del genere qualcosa che non andasse lo avevate già? Ma francamente la portata della cosa è talmente grande che non ci ha lasciato veramente allibiti. Vogliamo capire davvero cosa è successo a Isola. La nostra idea è anche quella di muoverci all'interno della Misericordia, commissariando. Quindi ho capito bene, Presidente, commissariamento per la sezione appunto calabro-lucana? È chiaro, noi abbiamo avuto le elezioni proprio sabato scorso, quindi in teoria in questo momento l'unico organo eletto è il Presidente, che sono io. Mia intenzione è quella di commissariare sia la Misericordia di Isola che la Federazione regionale delle Misericordie calabresi. Siete a conoscenza, insomma, dei reati effettivamente contestati? No, francamente noi quello che abbiamo letto stamani è quello che la stampa sta divulgando. Resta però un fatto gravissimo. Il fatto è assolutamente grave, gravissimo, se confermato è una cosa che è indegna, ma è anche chiaro che non sono queste le Misericordie. All'inizio di questo suo nuovo mandato intende dettare delle direttive di impegno nel solco della solidarietà e dell'etica interna? Solidarietà, umiltà, trasparenza. Speriamo che questa cosa che è venuta fuori non sia così grave, ma lo dico per le persone, insomma, se poi è così è giusto che la magistratura faccia il suo corso e che quindi chi ha sbagliato paghi. Altra operazione di cronaca, quella riguardante i tentacoli di Cosa Nostra sulla grande distribuzione lombarda. Luciano Piscaglia. C'erano le mani della mafia sui supermercati Lidl, sulla sicurezza del tribunale e sugli appalti del comune di Milano. 15 imprenditori e funzionari sono stati arrestati nel milanese da guardie di finanza e squadra mobile. Altre 2 persone sono state fermate in Sicilia. Sono accusati di associazione a delinquere, corruzione e favoreggiamento. Attraverso false fatture creavano liquidità a favore di una famiglia storica della mafia catanese, i Laudani, braccio armato di Nitto Santapaola, che usava il denaro per le famiglie dei mafiosi in carcere, per corrompere funzionari e per pilotare appalti. È evidente a tutti che questo procedere mina l'economia nazionale e penalizza evidentemente gli imprenditori e l'economia sana di questo paese. E la cosa, a mio giudizio, più inquietante è come sia facile trovare persone disposte a fare questo. Sequestrati 2 milioni e mezzo di euro, frutto di reati fiscali. 4 direzioni generali della Lidl, non indagata come società, sono ora in amministrazione giudiziaria per sottrarle alle infiltrazioni criminali. A tutela dei 600 dipendenti, commissariata anche la Securpolis, che gestisce la sicurezza per la Lidl, ma anche per il Tribunale di Milano. Ai domiciliari anche una dirigente del Comune di Milano, per avere pilotato un appalto da 40.000 euro per pulizie scolastiche. Su tutto e su tutti si stende l'ombra inquietante delle famiglie mafiose catanesi. La famiglia rappresenta anche un importante antidoto contro la povertà e l'esclusione sociale. Così il Presidente della Repubblica Mattarella oggi in occasione della giornata internazionale dedicata alla famiglia. La famiglia è un bene prezioso per i singoli e per l'intera collettività. Ma le difficoltà di questi anni, ha aggiunto Mattarella, hanno messo a dura prova purtroppo i nuclei familiari che si sono visti costretti a fronteggiare la crisi economica rinnovando meccanismi di solidarietà fra generazioni. Per questo, ha concluso, non lasciamo sole le famiglie. E a proposito di famiglia, ha compiuto un anno la legge dedicata al dopo di noi, ma le condizioni delle persone con disabilità che sopravvivono ai propri genitori restano difficili. Fabio Bolzetta.
vivere sempre più soli. Un figlio con disabilità, dopo la scomparsa dei genitori, si ritrova all'improvviso in un mondo estraneo, in una società che ha il dovere però di accoglierlo. Un tema battezzato Dopo di noi. Nel maggio 2016 una legge punta a favorire il benessere, la piena inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità, ma che ad un anno di distanza trova il percorso delle famiglie ancora in salita. Le difficoltà non sono solo quelle di oggi, ma ci sono sempre state, le abbiamo sempre vissute. Le famiglie hanno una grande preoccupazione, cosa succederà a mio figlio, a mio fratello, a mia sorella quando io non ci sarò più, quando noi genitori non ci saremo più. Il momento più impegnativo anche emotivamente per una famiglia è proprio quello del distacco, dove andrà, con chi vivrà. Chi vivrà accanto a lui. In Italia si stima che vivano 3.200.000 persone con gravi disabilità. Nel nostro paese il 70% delle famiglie gestisce da sola la disabilità di un congiunto, mentre il Fondo per il Dopo di Noi ha una dotazione triennale di 90 milioni di euro. Guardando all'estero, l'Italia spende per la disabilità 430 euro pro capite, ben distante dalla media europea, pari a 538 euro, con punte di 1.233 in Danimarca e cifre ancora superiori in Lussemburgo. La preoccupazione dei genitori è proprio quella di trovare la soluzione per andarsene via tranquilli. E continuiamo a parlare di famiglie col flash mob organizzato ieri dal Forum delle Famiglie, tornato a denunciare il calo della natalità. Passeggini vuoti, li vedete, il simbolo scelto ieri davanti al Colosseo. A gran voce la richiesta alla politica di affrontare un problema che, dice il presidente De Palo, sembra non interessare nessuno. E con la politica parliamo di conti pubblici. Costo della vita in rialzo ad aprile, con gli ultimi dati sull'inflazione resi noti oggi dall'Istat. Dati che per le associazioni dei consumatori si tradurranno nell'aumento delle bollette e dei prezzi dei beni energetici. Augusto Cantelmi. Aumentano i prezzi di gas, corrente e trasporti e l'inflazione torna a salire. Secondo dati Istat, nel mese di aprile è aumentata dell'1,9% rispetto ad un anno fa, con conseguenze soprattutto sui prezzi di beni alimentari e per la casa, che registrano un aumento dell'1,8%. Di qui il campanello d'allarme lanciato dalle associazioni dei consumatori, che stimano per i nuclei familiari rincari dai 500 ai 700 euro annui. Per i commercianti invece c'è nessun allarmismo, in quanto si tratta di un dato lievemente superiore alla stima preliminare, che non contiene tuttavia elementi di preoccupazione. I dati sull'inflazione si intrecciano con quelli di Banca Italia sul nuovo record del debito pubblico, e proprio per il raggiustamento dei conti pubblici si continua a lavorare in Parlamento per concludere l'iter della manovrina da 3,4 miliardi. Tra le novità presentate negli oltre 2000 emendamenti, di cui una buona parte non ammessi, spicca il libretto famiglia per colf e ripetizioni, che dovrebbe sostituire i vecchi voucher aboliti dal governo. Si tratta di un libretto da utilizzare per i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare a bambini e persone anziane, malate o con handicap. I compensi, che non possono superare i 5.000 euro l'anno, possono essere utilizzati anche per ripetizioni, servizi di pulizia domestica e manifestazioni sportive. Un altro emendamento invece propone per il 2018 lo stop al conio delle monete da 1 e 2 centesimi. Torniamo a parlare dell'incredibile vicenda burocratica che attanaglia la provincia di Caserta, dove tutte le scuole superiori rischiano di chiudere e alcune già lo sono. Per motivi di sicurezza mancano i fondi e oggi sono scesi in strada i ragazzi. Luigi Ferraiuolo. Vogliamo avere spiegazioni, vogliamo avere chiarezza, vogliamo sapere come procederanno le cose, vogliamo finire l'anno in santa pace. Ci troviamo a non andare a scuola da ben 6 giorni e il motivo di questa rivolta è proprio dedito a questo che sta accadendo nel nostro istituto, ma è qualcosa che riguarda tutta la provincia. Non dovrebbero più chiudere nuove scuole superiori nel casertano. Il presidente della provincia di Caserta, Silvio Lavorni, ha stabilito di assumersi personalmente la responsabilità per quelle con problemi giuridico-burocratico. Al momento su 93 solamente una è a posto, una è stata chiusa dalla procura, di altre 3 la provincia ha annunciato la chiusura. Le altre 88 dovrebbero essere salvate dalla firma di Lavornia. Giuridicamente noi dovremmo chiudere tutte le scuole, come ho detto, di tutta la provincia di Caserta, però io sono dell'avviso che debba farsi solo con le scuole che hanno problemi strutturali,
Per quelli invece che mancano di certificazione, nonostante tutto, io non me la sento di mandare in mezzo alla strada 56.000 studenti e né me la sento di trascurare terra di lavoro, né me la sento di trascurare i dipendenti della provincia. La crisi della provincia di Caserta è scoppiata perché l'ente è andato in dissesto dopo la legge Delrio sul riordino delle province nel 2015. A causa dei prelievi forzosi imposti dal governo non è più riuscita a riequilibrare il bilancio e quindi a pagare stipendi ed effettuare i lavori di manutenzione. Se non ci fosse stato questo prelievo coattivo alla fonte, la provincia di Caserta ha chiuso il bilancio 2014 con un attivo di circa 18 milioni di euro. Il 23 maggio è previsto in commissione bilancio il voto sull'emendamento che risolverebbe tutto, bloccando i prelievi forzosi del governo per il caso giuridico unico dell'ente di terra di lavoro. Italia, paese per centenari. Nel nostro paese infatti continua ad allungarsi la speranza di vita. Numeri, riflessioni e suggerimenti arrivano da Siena, dove continua a crescere il numero di anziani grandi. Maria Sara Farci. Si incontrano ogni giorno nelle case dove andavano con i loro nonni, cenano insieme con persone di ogni età. L'assenza di solitudine, lo scambio tra vecchie e nuove generazioni e la vita di contrada sembrano essere le chiavi per non invecchiare mai. Almeno così sembra succedere a Siena, che secondo l'ultimo censimento del 2011 è la città con il più alto numero di ultra novantenni d'Italia, seguita da Bologna e Firenze. Tre città che vantano anche un altro primato, hanno tutte una proporzione di laureati, oggi considerati grandi anziani, sopra le medie nazionali. Basti pensare a Firenze, dove i laureati ultra novantenni risultano essere l'8% e a Bologna il 6,3%. Lo studio come elisir di lunga vita, dunque. Ma non solo. Secondo uno studio condotto dalla Bloomberg Global Health Index, l'Italia è il paese dove si è più sani più a lungo nel mondo. Un dato che sembra confermato dalle statistiche Istat sugli ultracentenari italiani. Oggi se ne contano 17.000, un numero destinato a salire rapidamente se si calcola che nel 1921 gli ultracentenari erano solo 51 e poco meno di 1.000 nel 1981. Prende forma così un nuovo ceto sociale, quello dei grandi anziani, che nel 2050 arriverà a essere ben 157.000. E forse il segreto di una lunga vita è dietro la porta, uno scambio costante tra vecchi e giovani, in un tessuto sociale forte e unito, dove la storia e la cultura si respirano fin dai primi giorni di vita. All'estero ora, nella Repubblica Centrafricana, perché nel sud-est del paese la situazione rimane molto instabile. Solo nelle ultime due settimane oltre 100 morti e decine di sfollati in seguito agli scontri tra diverse fazioni. Maurizio Dischino. Attualmente la capitale è tranquilla, non ci sono problemi, però nelle città di Niamey, di Alindao, di Bangassou la situazione è da diverse settimane molto molto tesa. Solo ad Alindao si parla di 130 morti. Inoltre chiese e moschee stanno accogliendo persone in fuga dalle aree degli scontri nel sud-est della Repubblica Centrafricana. Abbiamo notizie di scontri molto forti tra diverse milizie, sia di confessione cristiana e di confessione musulmana. Spesso sono anche attacchi contro i soldati dell'ONU, verso i quali c'è molto malcontento perché non riescono di fatto a prevenire queste situazioni e tantomeno a gestirle quando scoppiano. Diversi leader religiosi, tra cui il cardinale arcivescovo di Bangui Diodone Nzapalainga, si sono attivati per portare la pace nel paese, così come è stato fatto a Bangui durante e dopo la visita del Papa nel novembre 2015. Quella che abbiamo chiamato pace forse era una tregua, questo che dico vale per la provincia, per le zone più interne del paese. In capitale, soprattutto dopo la visita di Papa Francesco, non ci sono più stati scontri maggiori, mentre invece si è un po' sottovalutata la situazione delle province interne del paese, che è un paese grande, due volte l'Italia, dove lo Stato non era presente prima della guerra e non è ancora presente adesso. Ma la tua impressione qual è? La mia opinione personale è che non c'è stato un vero trattato di pace con tutte le parti, ma giusto così un semplice cessate il fuoco e forse non basta, bisognava veramente mettere delle condizioni e assicurare poi la presenza dello Stato anche nelle zone lontane dalla capitale.
È stato reso noto ieri il programma della visita che Papa Francesco farà a Genova sabato 27 maggio. Al mattino l'incontro col mondo del lavoro e subito dopo con il clero e i vescovi locali, proprio come vedete in grafica. A seguire visita al santuario della Madonna della Guardia, dove incontrerà una rappresentanza di 2700 giovani provenienti da tutta la Liguria. Poi pranzo con 135 persone tra poveri, rifugiati, senza dimora e detenuti. Nel pomeriggio sarà all'ospedale Gaslini, dove incontrerà 600 persone tra bambini ricoverati, genitori e personale dipendente. Alle 19.30 partenza per Roma dall'aeroporto Cristoforo Colombo. Ed ora torniamo sulle parole di Papa Francesco riguardanti le apparizioni mariane a Međugorje, da lui stesso rilasciate durante il volo di ritorno da Fatima. Bergoglio ha anche rivelato alcuni dettagli inediti dell'indagine compiuta dalla Commissione Vaticana su Međugorje, presieduta dal cardinale Camillo Ruini. Cristiana Caricato. Le parole che Papa Francesco sul volo di ritorno da Fatima, dedicato a Međugorje, hanno scatenato le più diverse reazioni. Un caso controverso su cui non c'è ancora un giudizio univoco. L'ultima indagine è quella a cui ha fatto riferimento proprio il Papa nella sua intervista, il cosiddetto Informe Ruini, vale a dire il risultato di una commissione d'inchiesta istituita da Benedetto XVI sulle presunte apparizioni mariane. Secondo quanto rivelato proprio dal Pontefice, la documentazione accerta tre cose. Le prime apparizioni, che erano ragazzi, l'informe più o meno dice che si deve continuare a investigare quello. Insomma, il Papa, con il gruppo di teologi e vescovi che hanno studiato il caso, propende per la veridicità delle prime apparizioni della Madonna ai veggenti di Međugorje, iniziate nel 1981. Più problematica, invece, la seconda fase, quella dell'enorme mole di messaggi che la Vergine avrebbe inviato in quelle che Francesco definisce presunte apparizioni. E l'informe ha i suoi dubbi. Io personalmente sono più cattivo, io preferisco la Madonna Madre, nostra madre, e non la Madonna capo di ufficio telegrafico che tutti i giorni invia un messaggio a tal ora, invia... e questa non è la mamma di Gesù. Rimane il fatto, riconosciuto dal Papa, che milioni di persone da tutto il mondo visitano Međugorje vivendo un'esperienza spirituale autentica ed intensa. Numeri e conversioni che non possono essere ignorate. Il nocciolo proprio dell'informe Ruini, il fatto spirituale, il fatto pastorale, gente che va lì e si converte, gente che incontra Dio, che cambia vita, ma questo non c'è una bacchetta magica lì. Solo il mese scorso, Monsignore Henry Koser, invitato speciale del Papa per la cittadina della Bosnia-Erzegovina, che ospita uno dei santuari più visitati d'Europa, aveva dichiarato che dal punto di vista religioso Međugorje è una terra fertile. Per questo la Chiesa continua ad indagare. E con il nostro vaticanista Paolo Fucili vedremo adesso in anteprima la grande mostra che apre domani sulla storia della menorà ebraica, un'esposizione frutto della collaborazione per la prima volta insieme del Museo Ebraico di Roma e dei Musei Vaticani. È il TG Post di stasera. Dopo di noi una puntata tutta al femminile di Sport 2000, ospiti di Giampiero Spirito, la tennista Mara Mastrangelo e le atlete della nazionale italiana di hockey su Prato. Il TG 2000 torna alle 20.30, ma adesso visitiamo insieme la mostra La menorà, culto, storia e mito.